dalla scoperta della baita in montagna. Foto, spero sia uno scherzo oppure un gioco. Qui fa molto freddo e si vede poco. Oddio, adesso Diego dov'è? Diego è sparito, dove è finito? Cercatelo insieme a noi. Diego è sparito, è stato rapito. Adesso comincia nel guai perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta, iniziamo la ricerca con voi. Con voi, con voi. Ciao a tutti macchiette e macchiettine, e benvenuti in questo nuovo Folle Vlog. Allora, come notate, dietro le nostre spalle abbiamo l'albero di Natale. Manca sempre meno al Natale, ragazzi, ne vedrete delle belle sui nostri canali. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e attivate la campanella. Vabbè ragazzi, a Natale, il giorno di Natale, apriremo i regali. Ma sai cosa facciamo? Che cosa? Mettiamo la telecamera nascosta per vedere dentro Babbo Natale. Cioè, no, vabbè, macchiette e macchiettine, no, no. Io ho visto lì un video che Babbo Natale entrava con la renna. Sì, però. Veramente? Sì. Cioè, ma vi rendete conto se entra Babbo Natale con la renna in casa nostra? Con Rudolf era entrato. Con Rudolf? No, vabbè. Ma davvero che hai visto questa cosa? Sì, l'ho vista. No, vabbè ragazzi, noi non anticipiamo ancora nulla di quello che vedrete nel nostro canale. Vabbè ragazzi, siete pronti a venire insieme a noi per 3 giorni consecutivi a Milano! Milano, Milano, Milano. E perché andiamo a Milano? Perché incontreremo un sacco di voi, quindi in questo video vediamo un po' se qualcuno di voi è comparso all'interno del nostro video. Vabbè ragazzi, noi vi lasciamo perché sta per arrivare il taxi, ma non potevamo non farvi vedere i nostri preparativi. Che io faccio le valigie, ci abbiamo qua il nanerottolo che si guarda un po' la TV. Diego, hai già fatto colazione? Hai fame? Sì, tra poco andiamo su? Ok, vabbè, intanto vado a sbirciare tua sorella. E invece noi qui abbiamo la nanerottola. Eccola qua. Sta dormendo. Lasciamola dormire, Diego, lasciamola dormire. Oggi avete saltato scuola e non va bene, non va bene. E ovviamente vediamo un po' dove è il nano, dove, eccolo qua che si sta stiracchiando, il nostro nanerottolo. C'è anche Rocky. E Rocky fuori. Vabbè, devo ammettere che mamma Giulia ha parecchio da stirare tutta questa roba, quindi ragazzi... Sì, proprio aiutare a stirare. Io vorrei che tu mi aiutassi se ti mettessi o un paio di calzine perché è freddo il pavimento, oppure un bel paio di ciabattine. No. Ah, che stress. Diego, domanda, nei prossimi 2 giorni che non puoi berti il latte con i biscotti, come farai? Me lo porti. No, io non ti porto il latte con i biscotti. No. Andremo in un bar e farai la tua bella briochina con una bella tazza di latte caldo. Quanti di voi fanno la zuppetta di latte come Diego? Scrivetecelo qua sotto nei commenti. Diego gli piace la zuppettina di latte. Anzi, vi dico una cosa di Diego che non ho mai detto a nessuno. All'età di 6 mesi, lui fino a 3 anni e mezzo ha bevuto il latte della mamma, quindi eri un ciucciatetta. Ma all'età di 6 mesi ho cominciato a darti un pochettino di zuppettina di latte nella tazzina piccolina. E una tazzina oggi, una tazzina domani, una tazzina dopodomani. No, no, era la tazzina quella del caffè piccolina. E quindi hai cominciato a bere, anzi a mangiare la zuppettina di latte. Certo che lo sapeva, era con me papà. Papà guarda che è sempre stato con noi, H24, eh. Quindi tutto quello che hai fatto tu mocciosino. Pallino.
E Pallino anche, Pallino è quasi 15 anni che ce l'abbiamo. Vabbè, intanto amici, anche mamma Giulia si è fatta un super cappuccio con momenti lo rovescio, brava, molto intelligente. E niente, facciamo colazione che poi mi devo armare di pazienza e stirare tutta la roba. Ok amici, colazione fatta. Ora sto scendendo e sto andando a cercare di stirare e fare le valigie. Vabbè amici, intanto lasciatemi stirare, poi nel fare le valigie le faremo insieme, perché so che vi piace un sacco quando passiamo del tempo così, tra virgolette, normale. Quindi vado a stirare. Ciao macchiette e macchiettine, a dopo! Eccoci qua amici, prontissimi per preparare le valigie, ma soprattutto il passaggio prima di fare le valigie è ovviamente stirare tutta quanta la roba. Quindi ragazzi, io devo dire che per un'oretta ne avrò, senza contare che comunque sto facendo altre lavatrici per poi portare tutto quello che serve per questo super weekend. Perché dico super? Perché veramente ragazzi, non vediamo l'ora di incontrare un sacco di voi. Quindi amici, siamo super emozionati. Era quasi un annetto che non facevamo un evento, anzi un firmacopie, e quindi è arrivato il momento di incontrarvi tutti a Milano e non vediamo l'ora. E nel mentre mamma Giulia ha deciso di iniziare a stirare e di portarsi un pochino avanti, perché stamattina andiamo a prendere il treno, quindi neanche stamattina, praticamente subito dopo pranzo andremo a prendere il treno, e quindi mamma Giulia è già in ritardo. Quindi vabbè ragazzi, intanto mentre che io stiro, insieme a voi facciamo le valigie. Guardate. Allora amici, guardate un po' che borsa, a parte che papà Antonio l'ha praticamente portato quasi vuoto, vabbè, guardate un po' il nostro fantastico beauty quante cose ha dentro. Scusate un po' il disordine, ma quando metti una cosa si in pratica incastrano tutte le altre. Le due valigie, ecco, e questa sicuramente sarà Chiara. Questa sarà Chiara. Ovviamente le due valigie sono state fatte, tutte e due. Questa è un mix e questa è solo di papà Antonio. Ho anche già steso tutta quanta la roba. Valigie fatte, ora tra poco ci sta per venire a prendere, ho anche l'asciugatrice che ha finito. Tra poco ci verrà a prendere anche il taxi che ci porterà fino alla stazione di Roma Termini, e poi da Roma Termini prendiamo il treno e andiamo fino a Milano Centrale. Vabbè, mi sta accompagnando questo bellissimo suono della mia asciugatrice. Terminato. E quindi ragazzi, noi non vediamo l'ora di partire e soprattutto di farci quelle 2 ore e 58 minuti in treno. E papà Antonio è super stato premuroso perché ha già fatto tutti quanti panini, bottigliette d'acqua da portare in treno. Sa come mai in treno, come in qualsiasi altro posto, che sia in macchina, che sia sull'aereo, chissà come mai, ma ogni volta noi abbiamo fame. Quindi papà Antonio è super stato premuroso al massimo e ha già fatto i panini e ovviamente ha già preparato tutte quante le borse, anche per caricatori e caricabatterie, computer, videocamera, comunque tutto quanto. Dovrebbe essere tutto quanto pronto. Abbiamo un pochino anticipato l'ora dell'essere pronti, difatti abbiamo un pochino di tempo. Nel mentre che abbiamo un pochino di tempo, voi vedrete l'arrivo del taxi. E ovviamente io sono già pronta, sia Chiara che Diego sono pronti, quindi ragazzi, sta per arrivare il taxi e andiamo. Allora, valigie fatte, le lamentele di Chiara ci continuano a essere. Papà Antonio, hai qualcosa da dire? No. No, quelli della fila no, Chiara. Non trovo quelli dell'Adida. Oh, che stress, sembra un litigio unico. Ok amici, abbiamo portato fuori le valigie, difatti come potete notare ecco qua il cancello di casa nostra, e vi facciamo anche salutare Rocky. Eccolo lì, lui salta. Eccolo lì, vediamo un po' se salta. Eccolo, ciao amore. Guardalo. Eccolo lì. E questo è il nasino del mitico Rocky. Dovete sapere che più di una volta si incastrava quando era piccolino la testa, adesso ci riesce solo più a mettere metà muso. Vabbè ragazzi, noi intanto aspettiamo che arrivi il taxi e andiamo in gita. Sì, gita.
cetriolino in stazione. Wow, Papa Antonio Super Fashion è pronto per affrontare questa mitica vacanza a Milan. Milan che dicono che fa freddo. Sì, fa freddo, 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 quindi le valigie, abbiamo portato maglioni molto pesanti. Andiamo intanto a vedere Chiara e Diego. Bravo Diego, che ti sporchi. Cioè, io non ci credo. Oh oh. Stiamo andando in... Niente, Chiara si sta rilassando. Diego, stiamo andando in... Stazione. Stazione. Quindi andiamo in stazione, poi prendiamo il... Tre? Treno. Allora amici, noi siamo arrivati in treno, è già partito il treno da circa 5 minuti, stanno facendo un gioco Chiara e Diego che secondo me è molto molto istruttivo. Praticamente l'ho inventato io, fermati, a scrivere, dobbiamo scrivere tutto quello che vediamo fuori dal finestrino e chi scrive più parole vince. Io ho guardato quanto ho scritto. No vabbè, ma adoro, bella come... come gioco. Vabbè, intanto scriveteci qua sotto nei commenti se anche voi con i vostri fratelli o i vostri amici fate lo stesso gioco. E Chiara, finestra? Posso. Ah, ma quindi tutto, tutto, anche i colori, le sfumature, tutto. Ah, bello. Io ho scritto anche Hotspot. Hotspot? E c'era scritto. Amore, il film Hotspot. Siamo andati a vederlo l'anteprima. Perché c'era OBS. Ah, c'era il negozio OBS. Vabbè, ragazzi, vediamo un po' poi chi scrive più parole vince. No, 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 non è una gara. Ah, non è una gara, no, scusami. Sì, non è una gara. Chi scrive più parole? Ma certo che lo scrivi te. Perché tu... Sei più veloce. No, vabbè, facciamo così. Non è, non è una gara, vero Papà Antonio? Che... Ma tu hai finito di mangiare? Cioè, non è che puoi... Ah, scusami, non è che puoi mangiare il panino, C'era un letto fuori dalla finestra. Letto, ma vabbè, comunque amici, anche mamma Giulia sta mangiando il suo panino al prosciutto, che a dir la verità questo era il panino che papà Antonio aveva fatto fare a Chiara e Diego, ma alla fine l'ha mangiato la mamma, però non vi preoccupate perché là dentro ce ne sono tantissimi altri, vero Diego? Sì. Siamo sicuri che ci sia anche un panino per te? Tanto io non ho fame. Tra poco avrai anche fame. Tre ore dobbiamo stare sul treno, amore? Tre. Vabbè, intanto Papà Antonio, buon appetito. Grazie. Un po' di pausa panino e succo. Mamma Giulia, eccola qua. Papà Antonio si sta guardando i nostri video per riguardarsi e riguardarsi e riguardarsi ancora. Vero Chia? Com'è questo panino? Buono. È buono? Bene. Diego, ho lasciato qui la carta per non appoggiarla sul tavolo. Guarda che manca ancora un'ora e mezza e siamo arrivati a Milano. E c'era papà? No. Dove c'era papà? No, 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 no. Che tu macchettina, dovete capire una cosa. Che Chiara, via Chiara, sarà baciata solo da suo papà. No. È vero? Bacino. E mi è piaciuto perché l'hai gridato. Allora, bimbi, e papà Antonio, Diego, tra poco siamo arrivati a Milano. Manca poco, Diego mangia le sue patatine super gustose e super croccanti. Il me ne dai uno? Bello. Il tempo è bellissimo. Vabbè ragazzi, siamo quasi arrivati. Allora, siamo arrivati in stazione centrale, abbiamo recuperato i nonni perché anche i nonni ci saranno in questo fantastico weekend, ma ve lo faremo vedere un po' più tardi e nulla, a dopo. Oh, arriviamo a Milano e gli fanno la cacca. Sono fortunato. La cacca però. Al piccione. Ma proprio in viso. Credo che tu questo no. No, dammi la sacchetta. Pensavi di venire a Milano e essere benedetto dal piccione? Mannaggia. No! Pure la giacca! No! No, Anto, pure qua! Ma no, la miseria! No, poi guardatemi dietro! No, dietro! No, 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 a posto, a posto, a posto! Vai, possiamo andare in albergo? Wow! C'era uno stormo pazzesco di uccelli, che non so se sono piccioni o non lo so. Comunque, e due piccioni hanno cagato a Papà Antonio. Anche secondo me, sai?
Vabbè, andiamo in hotel. Allora, siamo arrivati in hotel. Come potete notare, c'è anche mamma Giulia che vi saluta insieme a Diego. No, amore, per appoggiare le cose è tipo un appendiabiti. Qua, camera fantastica. Sì, ragazzi, siamo praticamente davanti alla stazione centrale. E fa effetto perché sembra veramente che stiamo per cadere. No, ragazzi, è impressionante. Vabbè, tanto adesso stiamo per uscire e così vi faremo vedere quello che stiamo per fare. E non vedo l'ora domani di essere al Duomo per vedervi tutti quanti. Ah, che emozione! No, ma fa troppo effetto. Un po' di relax. Adesso, ragazzi, abbiamo dato una sistemata alle valigie, anzi do una sistemata alle valigie, poi usciamo perché abbiamo un sacco di cose da fare. E quindi, che dire, penso che stanotte non so quanto potrò dormire dall'agitazione domani di vedervi, però spero di riuscire a dormire. Ma il letto è bello comodo, vabbè, e mi fa troppo effetto questa vetrata perché praticamente, cioè, sembra addirittura di cadere. Vabbè, amici, mi vado a lavare le mani, vado a fare la plin plin e poi si esce. Allora, Chiara, siamo arrivati al Duomo. Non vuoi le castagne? Sì, le voglio. Ah, amore, castagne? Sì. Ok, dai. Allora, castagne. Una castagna sola o due castagne? O tre castagne? Quattro castagne. Okay. Una piccola castagna. Vabbè, ragazzi, e poi laggiù c'è la Mondadori, dove vogliamo andare a sbirciare perché domani per ben 5 ore saremo là, quindi andiamo a sbirciare. Oh, le mie donnine che si scambiano le castagne. Vabbè, tu scambia sempre. Quando ti dicono di scambiare le cose, scambiale, mi raccomando, eh. Vero, Chiara? Anche Diego si mangia le castagne, tutti a mangiare le castagne. Abbiamo il nonno Dino, giacca verde, la nonna Lella, giacca nera, papà Antonio che sta facendo una foto. Wow, ma che bella foto! Oh, mia bella Madunina! Te la devo sbucciare, amore? Ecco, bravo, papà Antonio alla fine ha deciso di sbucciare le castagne a Diego. Sì, andiamo, nonna Lella, andiamo. Cioè, io vorrei capire che video sta facendo mio padre. Ho fatto una foto, ti ho immortalato. Guarda che dinamico che è lui. Ragazzi, dobbiamo ammettere che in questi giorni, essendo che c'è il Black Friday a Milano, è super pieno di gente. Vero, Chicco? Vero che pieno, lei continua a mangiarsi le castagne? E noi stiamo cercando di andare da Primark, sperando di arrivarci, perché qua tutti gli zigzag che uno si fa, qua abbiamo il tram e andiamo. Non è il treno, è il tram. E allora, devo ammettere che abbiamo trovato Primark, ma sembrerebbe più grande di quello che noi potevamo pensare. Vieni con me. Le lettere P-R-I-M-A-R-K. Sette piani, Primark. Vabbè, ragazzi, mi sa che da qui non usciremo più, vero? Vabbè, intanto entriamo. Andiamo via da Primark senza comprare nulla e ci ritroviamo da GameStop qua a Milano. Io penso di essere la prima volta in vita mia che entro da Primark e non acquistiamo niente. C'era una confusione tale che non siamo riusciti a vedere nulla e difatti siamo venuti ora qua alla GameStop. Vabbè, aspettiamo papà Antonio, Chiara e Diego e poi andiamo a cena, che ho una fame che non avete idea. Una bella cioccolata calda prima di andare a cena. Mamma, ho capito cos'era, era il cucchiaio che è morto. Ah, ecco, si sta sciogliendo in pratica il cucchiaino. Vabbè, sì, ma vediamo un attimo come sarà. Cosa spingi? E non spingere, amore. Buona. Buona? Meno male. Aspettate un attimo che si raffreddi un pochettino perché è ustionante, mi raccomando. Vabbè, ma poi sceniamo? Ah, non avevi mal di pancia? No, infatti non è per me. Ah, non è per te la pizza, vero? Sei proprio sicuro? Sei sicuro che tutta questa pizza non è tua? Almeno un pezzettino? Mi sa che dopo non mangia. Alla fine non ce l'ho fatta. E quindi? Devo per forza mangiarlo. E quindi? Stai mangiando? Cose che non dovresti mangiare. Mannaggia, babà Antonio. Io faccio un po' mix. Sì, te cioccolata e pizza insieme, favoloso. Mamma Giulia invece solo cioccolata.
Va bene amici, noi siamo arrivati al ristorante, ma non riprendiamo, ci vediamo dopo in Advent, che abbiamo deciso di farvi vedere tutti quanti i dettagli. A dopo. Comunque, bando alle ciance, siamo venuti a Milano per mangiare il risotto alla milanese. Appena arriverà lo assaggeremo insieme e vi dirò com'è. Sicuramente sarà super buono. Vabbè ragazzi, aspettiamo intanto il risotto. Allora, macchiette e macchiettine, perdonatemi tanto, ma arrivati al ristorante prima che mi portassero da mangiare, si è spenta la videocamera, quindi non ho potuto registrare praticamente nulla. Sono arrivata in albergo, pigiamino, e finalmente mi si è accesa ora la videocamera. E quindi come potevo non dirvi che cosa stiamo facendo? Stiamo per andare a letto e per raffrontare... Siamo stanchi. Possiamo andare a dormire. Molto stanchi. Okay. Quindi, buonanotte. Amici miei, anzi, amici nostri, noi ce ne andiamo a dormire e super cariche per affrontare la prossima giornata di domani, che incontreremo un sacco di voi. E niente, quindi direttamente il mattino seguente. Ciao a tutti! Siamo svegli, Chiara finalmente è tornata in camera da noi perché era insieme alla zia Vittoria e ora ci stiamo preparando perché stiamo per uscire, fare colazione e incontrarci con tutti voi. Quindi giornata abbastanza intensiva, giusto Chiara? Adesso Chiara si andrà a lavare, una bella doccia, si fa dei bei capelli e poi torniamo subito da voi, super pronti, preparati per affrontare questa giornata insieme a voi. E guardate un po' Dieghito dov'è? E eccolo qua, tutto bello, lavato e pulito. E Chiara con la tosse. Ok, ora adesso Diego ti vesto. Tu Chiara vai in doccia, vai. E Diego, vieni che ci andiamo a vestire. Chiara è uscita dalla doccia. Ora ci stiamo preparando, ci stiamo facendo belle. La mamma non si è ancora sistemata al trucco, adesso tra poco mi sistemo. Ma ovviamente mi sistemerò con voi. Quindi appena Chiara mi darà una mano a truccarmi. E io sono bravissima. Perché Chiara è bravissima. Io mi sono già preparata. Diego già preparato, che si vede la canottiera, adesso lo sistemiamo. Terminiamo l'asciugatura dei capelli di Chiara. Vabbè amici, io ero convinta che Chiara non avesse portato nulla, invece praticamente ha portato tutto. Sì, adesso non tirare fuori che non c'è più bisogno di niente. Bravissima amore. Allora, questo maglione alla fine ti metti? Sì. O ti provi anche quello colorato? No, mi sta meglio questo. Ti piace più questo? Sì, ok, vabbè. Mamma Giulia adesso si dà una sistemata col trucco e torno subito mamma, da voi. Dimmi. Una domanda seria, ma seria. Tu sono tinta, con cosa te lo spagni? Con le mani. Lo so, non riesco con la spugnetta, mi dispiace. Mamma, mi dispiace con le mani. Ma stai seria? Sono seria, sì. Vabbè, dai, accettami per quella che sono. Oh. Ma non hai bisogno di truccarti, amore mio, sei bellissima già così. Ah, perché ti illumini un pochino il viso? Mamma, l'illuminante per illuminare il viso. Ah, scusa, il blush che cosa serve? Per farti le gocce rosse. Ah, hai capito, papà Antonio? Ah, adesso me le vado. Sì, l'ho appena messo. E papà Antonio si fa una foto. Ottimo. Vabbè ragazzi, noi terminiamo di sistemarci e poi vi faremo vedere il risultato finale. Ok, allora sembrerebbe che io abbia finito di sistemarmi. Io mi sto facendo le lentiggini. Chiara si sta facendo le lentiggini. Io ancora non. Io sono impacciata a fare tutto quello che devo fare e lei lo fa benissimo, ma è possibile? Vabbè ragazzi, comunque mi sono andata la sistemata che era abbastanza combinata male. Ora siamo pronti per andare a fare colazione. Nel mentre noi andiamo a recuperare le scarpe di Chiara, perché sono nella camera della zia e del nonno e della nonna. Quindi noi stiamo andando. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok, vai, 607, la camera della nonna. Chi apre? La zia Vittoria! Wow! Allora zia Vittoria, siamo pronti? Sì, abbiamo la tosse. Abbiamo dimenticato le scarpe qua, le stiamo recuperando. Il nonno e la nonna sono pronti, la zia Vittoria tocco di patatina e quindi siamo tutti pronti a far colazione. Ok, noi siamo pronti, giacca messa, borsa, giacca anche Diego. Stiamo per andare a far colazione. Ci riesci amore? Vuoi una mano? Avvicinati che ti aiuto. Chiara, aggancia. No, tanto dobbiamo fare colazione. Sì? Ma fuori. Fuori la facciamo colazione, amore. Dai, su. Andiamo. Eccoci qua, arrivati al bar. Dimmi, amore. Posso levare la Certo, vai, levatela.
Allora, Chiara, mi sa che quella brioche è più grande di te. Stiamo facendo colazione, vediamo un po' Diego pure, papà Antonio anche. E mamma Giulia si sta prendendo un buon cappuccio con la brioche. Vabbè, facciamo colazione e andiamo al Duomo di Milano. Aspettiamo e vediamo il risultato finale. Ci mancava la foto con la Polaroid davanti al Duomo, quindi la foto l'abbiamo fatta. Vediamo tra poco il risultato. Ma ti stavi già perdendo? Vabbè, amici, io direi che a Milano fa freddo. Tieniti la cotizia. Dai, Diego. Diego, dovete capire che Diego fa lo stupidino. Tutto il giorno fa lo stupidino. E Chiara ovviamente sta facendo una foto al Duomo. Allora Diego, sei pronto che tra poco vediamo tutte le nostre macchiette e macchiettine? Sì. Sei pronto? Sì. Chiara? Sì. Sei pronta? Vabbè ragazzi, manca sempre meno, manca sempre meno. Ragazzi, stiamo per iniziare con tantissimi di voi, siamo super emozionati e abbiamo un sacco di regalini anche da darvi. Abbiamo preparato tante cosine belle per voi, che ovviamente vedrete tra poco. Vabbè, allora, bimbi, siete carichi? Sì! Ok, quindi iniziamo! Anticipa la scoperta della baita in montagna. Foto, spero sia uno scherzo oppure un gioco. Qui fa molto freddo e si vede poco. Oddio, adesso Diego dov'è? Diego è sparito, dove è finito? Cercatelo insieme a noi. Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai perché se non c'è, l'ansia sale e non si ferma. Neve bianca, moto slitta, iniziamo la ricerca con voi. Con voi, con voi, iniziamo la ricerca con voi. Iniziamo a cercare Diego e con Rocky, ci dobbiamo sbrigare. Troppi segnali, adesso lo so, è stata Madame Misero. Guarda più avanti e dimmi che vedi. Insieme a noi c'è pure lo Yeti. Non è cattivo, è super buono e ci aiuterà. Diego è sparito, dove è finito? Cercatelo insieme a noi. Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai perché se non c'è, l'ansia sale e non si ferma. Neve bianca, moto slitta, iniziamo la ricerca con voi. Grazie a macchietta tutto questo finirà. Insieme a Chiara Diego ritroverà. E noi saremo ancora tutti insieme, sempre felici con la voglia di star bene. Diego è sparito, dove è finito? Insieme a noi, Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai perché se non c'è, l'ansia sale e non si ferma. Neve bianca, moto slitta, iniziamo. Grazie. Insieme a noi la
la super dedica. Dimmi un attimo come ti chiami, cucciola. Ludovica. Siete belli. Grazie. Questo intanto te lo regaliamo, guarda. Poi ti regaliamo. Grazie. Grazie a voi e auguri. Ciao. Cucciola, mi raccomando. Ciao. Grazie, anche a lei. Ciao. Lega amore, dagli anche un abbraccio. Non si vergogna, però io un abbraccione lo prendo. Grazie a voi, Lizzy. Grazie a voi. Grazie. Ciao Nicole. E ciao Emma. Sono venute le vostre amiche a trovarci. Noi ti salutiamo tantissimo. Un abbraccione da mamma Giulia. Da Chiara. Papà Antonio. Ciao. Stella. Stella ha fatto la lettera per voi. Grazie. Dopo la lettera. Grazie Stella. Allora, vieni che facciamo una super dedica. Intanto ti regalo queste. So che questa c'è già. Ma te ti piace? Anche a me. È la sua materia preferita. Lei piace solo matematica. Italiano tipo. No, di la verità che non mi piace. Bene, bene. Anche a lei gli piace la matematica. Vieni che facciamo una super foto. Vai, foto. Wow, tutti e due i nostri libri. Allora, bravo. Li firmiamo e li autografiamo tutti. Allora, due. Come ti chiami? Pietro. Pietro. Allora, mi dispiace, facciamo così, guarda, ti metto una cartolina dentro così non perdi il segno. Sì. Ok. Ciao. Cucciolo. Allora, fammi un po' indovinare, siamo in seconda elementare. Non mi dire che sei in prima. Terza. Terza elementare. Mannaggia! E mettiamo anche l'altra cartolina dentro, così almeno avete anche l'altra. Che l'hai fatta ricordare? Tutto va benissimo, amore. Come vi piace più a voi? E dimmi un po', la tua materia preferita? Ciao! Wow, oh, questa matematica fa impazzire tutti, eh? Ciao Daphne! Ciao. È venuta qua la tua mamma e ha portato il libro. Noi te lo stiamo firmando e autografando. Mi raccomando, comportati sempre bene a scuola e ti mandiamo un super regalino da noi, ok? Un bacione, ciao! Ciao. Dimenticavo, buon Natale! Tu sei uno scout? Sì! Oh, bene! Amore, te lo spiego un po' più avanti. Lo scout fa parte di una specie di club, poi te lo spiego. Quindi sei già in terza media. Tutto bene, sei grandissimo. Vieni che facciamo una super foto. Questi su poi. Grazie. Bello. Dimmi un po', ti piace la scuola? Bene, meno male. Vai Chiara. Oh, Diego voleva farti. Salve, no, grazie ciao a voi. Alla prossima, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Grazie. Wow. Due biondine. Allora, ma siete due sorelle, molto bellissime. Allora, ditemi come vi chiamate? Sì. Ok, vai Anto. La faccio io? Ciao. Ma come ci chiamiamo? Mattia, vieni che facciamo una super. Va bene, tu e io. Sono tutte e due tuoi, vero? No, ma uno è vicino. E metti caso che arriva una sorella. Che adesso. Vieni che facciamo subito una super dedica. Che sì, due. Tu uno, io l'altro. Sono tutti e due tuoi, giusto? Allora facciamo una super. E... grazie, ciao. Ciao buona giornata, grazie. Ciao. Ma come ti sei bella? Vieni, cucciola. Allora, come ti chiami? Delia. Delia. Un bellissimo nome. Allora, dimmi un po', quanti anni hai? Sei già grande. Wow. Ciao, cucciola. No, ma per noi. Grazie. Io l'ho fatto io con le macchine del braccialetto. Si vede. Come ti chiami? Si vede, grazie. Asia? Vieni che io questa la faccio io. Sono tutti e due i tuoi libri. Allora, quanti anni avete? Allora, intanto qua è per...
accorgi tu? Vieni che facciamo una super foto, piacere! Oh, non piangere, ti prego! Vieni, facciamoci un abbraccione. Figurati, vieni che prendiamo... Quanti libri abbiamo? Aspetta, aspettate. È una mystery box! Oh, brava! Oh. Allora, Serena? Anche da mamma Giulia? Via Chiara? Sì, Diego. Papà Antonio? Ciao! È prima media, sì. Complimenti. 11. grazie. No, faccio sì la televisione, vedo il video, non sta dormendo. Grazie mille. Dico solo questo. Dico, come ti chiami? Chiara. Noi voglio tantissimo bene a tutti voi, compresi Rocky e Pallino. Non vedo l'ora di venire al Mondadori in Piazza Duomo. Ho aspettato giorni e giorni e finalmente ci vediamo, quindi un abbraccio. Grazie. Grazie mille, Eva. Come sei antipatica, Sergio? Sì, sei antipatica, mannaggia. Vieni. Allora, aspetta, che così gliele diamo tutti. Allora, Chiara e Beatrice, giusto? Aspetta che la mettiamo bene la cartolina, così non si rovina. Le mettiamo anche dentro e facciamo una super foto. Sì, figurati. Guarda Diego. Passiamoci. Diego è uno che non dà mai abbracci, si vergogna lui. Grazie. Andate a scuola, mi raccomando. Ciao. Ciao, grazie. Adesso cominciano i guai. Come vi chiamate? Se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta. No, vabbè. Via. La sappiamo. Oh, grazie, che bello. Grazie mille. Quindi non fate Inter? E tu quanti anni hai? 3. Ne hai solo 3, sei così grande. Solo 4 e sei già così grande. Vai. All'asilo. Momenti mi faceva cadere questa monella. Vieni che facciamo la super foto. Aspetta. Sì, vieni vicino a noi però, eh. Allora amici, terminato l'evento alla Mondadori. Ora andremo in albergo, vi faremo vedere tutti i super regalini che ci avete fatto. Ma prima di prendere tutto questo freddo dobbiamo andare in albergo. Quindi amici, ci vediamo in albergo che vi facciamo vedere un sacco di cose che ci avete regalato. Vabbè, a dopo. Allora amici, noi siamo arrivati in camera, abbiamo passato tutta la notte, non vi abbiamo fatto vedere nulla perché eravamo stanchi, morti, ci siamo messi a dormire. Ora un'altra giornata, che tra poco andremo a prendere il treno, che stavolta andremo con Italo e non più con Trenitalia. Quindi innanzitutto non avevamo mai visto Italo, quindi finalmente saliremo insieme su Italo. Ma soprattutto sul treno abbiamo deciso di mostrarvi tutti i regalini. Dovevamo mostrarveli prima, ma siamo super in ritardo. Diego è appena uscito dalla doccia, già pronto e preparato, si sta vestendo. Chiara è nella doccia, mamma Giulia è già pronta. Manca solo più papà Antonio e poi andremo a farci colazione e poi finalmente andremo a prendere il treno per tornare a Roma. Ci tenevo a ringraziare tutti quanti per le centinaia e centinaia e centinaia di persone che sono venute ieri al nostro firmacopie. È stata un'emozione vedervi tutti, qualcuno di voi addirittura si è emozionato. Io vi volevo ringraziare tutti quanti perché non è scontato dirvi veramente grazie, perché tutto questo è grazie a voi, quindi veramente di cuore io sono eternamente grata a tutti voi. Ogni macchietta e macchiettina che faccia parte del nostro team, io sono super grata. E vabbè, intanto andiamo a vedere Chiara e Diego che si stanno preparando e poi andiamo a prendere il treno con Italo, che sono anche emozionata perché non so come sarà questo treno Italo. Vabbè, comunque andiamo e c'ho anche un po' una certa fame però, e torniamo in quel di Roma. A dopo. Allora amici, noi siamo arrivati in stazione, stiamo cercando nel tabellone il nostro treno e appena saliremo su Italo ve lo faremo vedere. Allora amici, noi siamo arrivati in stazione, stiamo cercando nel tabellone il nostro treno e appena saliremo su Italo ve lo faremo vedere. Finalmente saliamo su Italo! Vabbè amici, devo guardare il numero della carrozza, però Italo per la prima volta! Si torna? Roma! A casa no? Sì! Con le labbrettine gonfie e sporche di Oreo?
con il nasino pieno di catarro. È la prima volta che saliamo su Italo, eh? Come? È la prima volta, di solito entriamo su Trenitalia, stavolta Italo. Amore, un'altra compagnia di treni? Aspetta che adesso guardiamo la carrozza. È la prima volta che saliamo su Italo, amore? Fermi che guardo. Ragazzi, carrozza 10, che è quella lì, carrozza, e tra poco saliamo. Ovviamente, essendo un vlog real life, scusate, ma a volte ci sono dei cambi di programma inaspettati, giusto Diego? Quindi ci vediamo a casa. Ecco a voi il mio pranzo. Non appoggiarlo lì che è sporco, non si appoggia amore, perché sai quante persone lo toccano? Non è igienico. Ciao amici, finalmente siamo arrivati a casa, non abbiamo ancora neanche disfatto le valigie e vi facciamo vedere tutti i regalini che hanno portato un sacco di macchiette e macchiettine all'evento di ieri, quindi ragazzi guardate. Allora, macchiette e macchiettine, prima di chiudere il video vi volevo dire una cosa. Ogni volta abbiamo deciso, insieme a Chiara e Diego, di aprire questa scatola dove metteremo tutti i vostri disegni e tutte le vostre letterine e nei prossimi video le leggeremo una o due, tre, dipende quante letterine riusciamo a leggere in ogni video e voi dovrete andare alla ricerca della vostra letterina. Io adesso vi faccio un super gioco, mi raccomando, dai prossimi video fate attenzione a ogni letterina che leggeremo per sapere se quel giorno stesso leggeremo una vostra letterina. Quindi andiamo a fare la scatola del firmacopie. Finalmente siamo tornati a casa e è stata un'esperienza bellissima, fantastica e vabbè amici, non volevamo dirvi così questa super notizia, ma ci saranno un sacco di altre tappe in giro per l'Italia, ma non vi svegliamo ancora niente. Ah, è vero, tu non lo sapevi? Veramente? Sì, ma noi non possiamo dire ancora nulla. È stato super fantastica la tua faccia. Ebbene sì, volevo dirlo a te e lo volevo dire alle nostre macchiette e macchiettine. Non vi preoccupate che cercheremo di venire da tutti voi. Però manca Diego. È vero. Diego! Eccoli, arrivato. Ah, finalmente! Mamma, ti devo dire una cosa? Sì. Io non lo sapevo. Non lo sapeva Chiara. E non lo sapevi neanche tu, ma lo saprai ora. Bensì, andremo in giro per l'Italia a fare altri firmacopie. Sei contento? No, non sono contento. Come non sei contento? Perché devo filmare, secondo me. Ma ci mettiamo 5 ore. 5 ore perché siete sempre tantissimi. Ma Diego, dimmi la verità. Questi firmacopie, a parte che ti stanchi la mano, ma ti piacciono sì o no? Sì. Ah, ok. Vabbè, ora apriremo tutti i regali che ci avete fatto. Partiamo quindi con questo cartellone che guardate. Ah, dimenticavo, mi raccomando, guarda il video e fai attenzione se c'è la letterina che ci hai regalato tu, mi raccomando. E soprattutto, dato che i tuoi amici non saranno tanto convinti se effettivamente la letterina l'hai mandata tu, mi raccomando, condividi il video e faglielo vedere a loro, che noi cercheremo di farla vedere tutte le letterine. Vabbè, allora, il primo cartellone è Mamma Giulia e Fia Chiara, vi voglio bene, Daniele Cappozza. Poi questo bracciale, questo gattino, poi abbiamo questo fiore super bello, questo disegno bellissimo che si chiama Lei Ludovica. Poi abbiamo questo disegno, Mamma Giulia e Figlia Chiara vi adoro, da Eva. Poi abbiamo macchietta qua, Chiara, Diego. Poi abbiamo questo disegno che c'è scritto Forza Inter Diego 10. Vabbè amici, stavo cercando di aprire una letterina perché guardate, sto cercando di farle vedere tutte e spero di non dimenticarmi di nessuno. Quindi nell'eventualità che non mi ricordassi o comunque non riuscissi a mostrarle tutte, vi chiediamo scusa. Ma
Per mamma Giulia e figlia Chiara siete super simpatiche, ogni giorno mi strappate un sorriso. Ogni giorno vorrei che mi salutate in un vostro video, vi prego, sono Gioia. Quindi Gioia, noi assolutamente ti salutiamo. Ciao. Ma ha fatto Rocky! No, amici, ma quanto è bello Rocky in questo disegno, è bellissimo. Anche dietro l'ha fatto. Sì, ha fatto uno schizzo dietro e alla fine l'ha fatto bene davanti. Perché poi abbiamo questa letterina, ti voglio bene Chiara, e un sogno vederti da Aurora, quindi ciao Aurora. Poi, no, vabbè, io sono super emozionata nel farvi vedere quante letterine abbiamo ricevuto da tutti voi. Poi ci abbiamo questo foglio dell'Inter, sempre forza Inter. Abbiamo questo quaderno che ce l'hanno regalato. Mentre lo stavo prendendo ci ha scritto pure una cosa. Ciao Diego, io sono un tuo fan, vedo tutti i tuoi video. Fallo vedere in un tuo video, Veronica. Quindi l'abbiamo fatto vedere. Ciao. Ciao. Mamma Giulia e figlia Chiara, è la mia prima volta che vi vedo dal vivo, perché di solito vi vedo dalla televisione, e per me sarà un'emozione unica vedervi dal vivo. Emozione straordinaria. Sarà una giornata bellissima e piena di emozioni. Mamma Giulia, figlia Chiara, papà Antonio e figlio Diego, vi voglio bene. Anche noi vi vogliamo bene a tutti. Allora, un bel cuoricino con scritto ti voglio bene da Giulia Fiordaliso. Chiara, fai un po' vedere che cosa hai. Invece poi ci hanno regalato queste penne super belle che chi ce le ha regalate le userò un sacco, sappi. Poi abbiamo questa agenda fantastica che c'è scritto: ciao Chiara, io sono un tuo fan, vedo tutti i tuoi video. Fai un video, Veronica. E ciao Veronica. Ma poi ragazzi, guardate questo cartellone, è un capolavoro. Allora, essendo che poco fa Chiara stava mostrando le cose, io volevo mostrarvi un super cartellone. Io penso che sia uno dei più grandi che vi mostreremo oggi, da Stella, Chiara e Greta. E io me le ricordo molto bene ieri, perché erano due cuginette e un'amichetta, io me le ricordo bene. Quindi un bacione, grazie. Ciao. Cucciole. E guardate come hanno fatto bene i cagnolini, soprattutto Rocky. E venite qua a sbirciare quante cose hanno fatto le nostre macchiette macchiettine che ci sono venute a trovare ieri al Firma Copie qua a Milano. Guardate, per Diego, per mamma Giulia, wow, che belli, per Chiara. Le cose che io vi regalo le potete far vedere in un video, per favore. Ci tengo, grazie, Veronica. Allora, Veronica, non sappiamo ancora che cosa hai regalato tu, perché si sono mischiati tutti quanti i nostri regalini. Io forse so che cosa ha regalato Veronica. Ha regalato questa. Dici? Sì, non lo so. Vabbè, comunque, guardate un po', ve li faccio vedere nel dettaglio. Cerco di inquadrare tutti i regalini che ci avete fatto. Anche questa letterina qua. Addirittura tu, cucciolina, sei tornata indietro per farci vedere come si apriva la busta. Grazie mille. Comunque, ragazzi, evento straordinario. No, aspettate, momento serio. Voglio momento vedere. Serio, che Chiara sta aprendo una letterina voglio fatta da voi. Voglio vedere cosa c'è qua dentro. Intanto vi faccio vedere, mentre che Chiara apre la lettera, tutto quello che voi ci avete fatto. Addirittura anche dei fantastici braccialetti fatti da voi. Wow, guardate qua. Da Merima, anche lei me la ricordo molto bene. Poi, qua c'è scritto: mamma Giulia e figlia Chiara, vi amo tantissimo, voi siete speciali, siete le mie youtubers preferite, non vi lascerò mai salutare nei vostri bellissimi fantastici video. Mi chiamo Florenzia, voi sarete sempre nel mio cuore. Vi amo, mamma Giulia e figlia Chiara, ciao. No vabbè ragazzi, noi vi amiamo follemente. Allora macchiette macchiettine, io, Chiara e Diego abbiamo deciso di fare una cosa. Non riusciamo a far vedere tutte le letterine che avete fatto in un solo video. Quindi abbiamo deciso di mostrare una letterina alla volta in tutti i video. Quindi mi raccomando, non perderti nessun video per sapere se sei
la letterina giusta, anzi se sei la letterina scelta all'interno di quel video. Mamma, volevo solo far vedere chi l'ha scritta così bene, guardate, è troppo bella, perché poi l'ha ripassata col nero, cioè... No, vabbè, ragazzi, adoro, ha ragione Chiara, è bellissimo. Vabbè, noi vi salutiamo, vi diciamo che dai prossimi video vi vedrete tutte le letterine vostre all'interno dei video, quindi non vi dovete perdere nessun nostro video per sapere se la letterina scelta è una delle vostre. Vabbè, allora, io intanto mi sistemo tutto questo, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere venuti un sacco numerosi a Milano. E tutte queste letterine poi me le vado a mettere in una scatola gigante dove metto... Ci sono tutte le letterine dei... Firmacopie! Noi vi salutiamo al prossimo Firmacopie, ma ci vediamo con i prossimi video. E mi raccomando, se non l'avessi ancora fatto, vai a acquistare il nostro libro qua sotto in descrizione oppure in tutte le librerie d'Italia. Ciao! Spero sia uno scherzo oppure un gioco. Qui fa molto freddo e si vede poco. Oddio, adesso Diego dov'è? Diego è sparito, dove è finito? Cercatelo insieme a noi. Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta. Iniziamo la ricerca con voi. Con voi.